Benvenuti o bentornato. Come vogliamo dire oggi, dai? Benvenuti e bentornato, non lo so. Perché praticamente benvenuti perché... Benvenuti in questo nuovo video. Bentornato perché... Benvenuto perché sono ritornato sul canale, che ci mancavo da parecchio tempo. Tra l'altro, con piccoli miglioramenti, se si può dire così, tutto così professionale. Ora posso fare anche ASMR. Una luce, finalmente. Ho avuto dei soldi per comprarmi una luce. Eh no, non me li ha pagati, non me li ha dati Bjorn per il pagamento di YouTube. Ho dovuto spendere tutto di tasca mia. Grazie Bjorn, ti voglio bene pure io. Ho uno sfondo, che boh, non so se sarà fisso, non so, ditemi un po' voi. Praticamente questo è l'altro reparto di stanza che voi non vedete mai nei miei video. Perché io praticamente registro qui, che è il divano. Quindi questo praticamente è ciò che ho di fianco a me. Perché poi qui c'è la TV, ma voi che cazzo me ne frega, scusa. Cioè, voglio dire, mi fate i cazzi miei, vabbè, volete fare i cazzi miei, ok, la mia postazione è questa dove c'ho la roba di Dragon Ball, insomma, tutto il repartino Dragon Ball. E non è niente di che, perché altra roba ce l'ho ancora nei cassetti di Dragon Ball. Sono emozionato come non mai. Il mio comeback l'ho fatto, si può dire, su YouTube tramite la live, che wow, è andata alla grande. Quindi per chi se l'ha persa la ritrova sul canale, andatela a vedere perché 2 ore ne vale la pena. E oggi un video un po' annuncio per farvi sapere delle cose di come mai non ci sono stato, come mai sono apparso solo ora e bla 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 bla. Non fateci caso alla giacca e gli occhiali perché boh, facevano professional, quindi ho detto dai, facciamo un comeback come si deve con la giacchettina, l'occhialino e sotto col pigiama perché ci sta, capì? Pigiamino con Michael Jackson sopra ci sta sempre. 3 mesi fa non mi sono fatto più vedere su YouTube. Perché Bjorn non c'era quasi mai per lavoro. E a me si ruppe il telefono. Che finalmente, ora da come vedete, sto registrando perché finalmente mi si è aggiustato il telefono. O meglio, ho aggiustato il telefono. Non ho ancora una videocamera, quella ci sto pensando. Come sto pensando anche al mio computer personale da poter anche streamare personalmente. Quindi aspettatevi di tutto. Che succede poi? A luglio ho una chiamata per lavoro. Ehi Enzie, tu e la tua ragazza partite per la Calabria. Andate a fare gli animatori. E quindi parto con la mia ragazza in Calabria. Vado a lavorare come animatore. Faccio dei miei spettacoli serali. Quindi ballo, mi esibisco, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il tempo per registrare, ovviamente, non ce l'avevo. Essendo che lavoravo dalla mattina fino alla sera tardi, tipo mezzanotte, l'una. Quindi mi era un po' difficilotto, ecco, registrare dei video. Come mi sono trovato? Mi sono trovato bene. Ho avuto una buona paga. Sinceramente, in 2 mesi c'è stata una buona paga. Ho passato molto più tempo con la mia ragazza, cosa che normalmente non lo passo mai, essendo che la vedo solo una volta ogni 2 settimane. Cioè 2 giorni a settimana, per via di studi, eccetera. Le esibizioni sono andate anche molto bene. Sono diventato la mascotte del villaggio perché praticamente avevano questa mascotte, sto draghetto che chiamavano Paki. E praticamente ci stavo io dentro quella mascotte, dentro a quel pupazzone enorme. E ora voi non lo vedete, ma io giù mi sono comprato veramente il pupazzino perché ero io. Quindi mi fa figo vedermi lì in miniatura. Sono tornato a inizio settembre. Sono tornato inizio settembre. Nel mentre ci sono stati altri impegni come il Fanta Expo. Poi tutto il mese di settembre me la sono un po' sciallata, sinceramente, perché ero appena tornato dal lavoro, quindi oh. E fammi respirare un po' pure a me. Ora siamo ad ottobre, quindi da come ben sapete, sto già registrando un video che sicuramente ci vorrà tempo che lo vedete sul canale, perché è una cosa che sto facendo io manualmente. Una piccola sorpresina che Bjorn già sa, quindi già sto facendo tutti i montaggi. Nel frattempo sto facendo sempre esibizioni. Quindi mi stanno chiamando per feste, eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, figo, ottimo, buono. E niente, beh, mo oggi sto qui, sono ritornato, quindi registrerò più cose, c'ho anche altri contenuti già in mente da sfornare e non vedo l'ora, preparatevi perché sto più carico che mai. Questi 2 mesi in Calabria mi sono serviti un botto. Sinceramente, perché mi sono venute tantissime idee. Sono stato un po' libero con la testa, con la mente, come si vuol dire. Quindi, ho
Si può dire, mi sto ripetendo sempre un po' di cose, sì, però si può dire che tramite il lavoro con la Calabria e stare H24 con la mia ragazza, posso dire che sono più coglione di prima ora, quindi aspettatevi di tutto. Perché come si dice, sono tornato più carico che mai. Cazzate a parte. Spero che il video vi sia piaciuto, erano piccoli aggiornamenti, quindi ripartirò carico come non mai, come si può dire. Tanto già lo so che poi non caricherò più un cazzo un'altra volta. Non è vero, si scherza. Ehi, no, seguitemi. Mi raccomando, anche su Instagram, perché sto postando cose fighe ultimamente. Quindi. Oh. Ehi. Ciao ragazzi. Ciao, stacco qui perché. Shish.